Beh, torniamo nuovamente insieme qui nel nostro set, ovvero nel nostro studio che ci prepara un po' anche al Natale. Io intanto ho un altro bel testo, come ben sapete, a me piace portare qui nei nostri studi dei testi che gentilmente la sala di lettura ci dà l'opportunità di leggere per voi. Vi ricordo la sala di lettura all'interno di questa struttura, la struttura di Teleradio Pare Pio, custodisce tutta una serie di testi, libri, racconti, testimonianze, sia che in commercio ma anche che non sono in commercio. C'è anche tutta una sezione, la stiamo vedendo in queste settimane, dedicata agli articoli scritti su San Pio, dal primo articolo, quello del 9 maggio del 1919. Beh, quest'oggi ci accompagnerà questo testo nei nostri racconti e nelle nostre testimonianze, L'agnello di San Giovanni di Giampiero Bani, un testo, cari amici, che trovate solo nella sala di lettura di San Giovanni Rotondo. Ed è un bel testo, un bel racconto, soprattutto perché ci racconta tanti episodi della vita di San Giovanni Rotondo. Ma quello che a noi piace oggi condividere è il capitolo dedicato alle conversioni. Proprio perché quest'oggi, cari amici, in modo particolare abbiamo tre testimonianze da condividere con voi: la testimonianza di Franco, che parla della sua conversione, la testimonianza di Suor Chiara Immacolata, che sorella Clarissa ci racconta, anche se brevemente, sintetizzando, ma col suo sorriso ci racconta tutto, ci racconta la bellezza della sua vocazione. Poi Anna, che ci ha scritto una bellissima lettera, Anna da Brindisi. Ci ha scritto una bellissima lettera, vi dicevo, dove ci ha raccontato tanti episodi con cui Padre Pio le ha un po' sconvolto la vita. Ma io chiedo a tutti voi, cari amici, di chiamarci allo 0882 41 83 80. Ecco, chiamateci, raccontateci come Padre Pio è entrato nella vostra vita, oppure scriveteci un'email a info@teleradiopadrepio.it. Ogni sabato, come ben sapete, insieme per diffondere il messaggio, il carisma, la spiritualità del nostro caro amato San Pio da Pietrelcina. Allora cominciamo subito le nostre storie. Cominciamo dalla bellissima storia che ci racconta Suor Chiara Immacolata, grazie a questo RVM, questo video che arriva direttamente da Urbino, dal nostro Carlo Paci. Sono Suor Chiara Illuminata. Da 55 anni in qua sono in monastero di clausura delle suore di Santa Chiara. Quando volevo farmi suora, mio padre non aveva niente in contrario, ma la mamma piangeva sempre. Per sostenerla il babbo ha detto: vado da Padre Pio, so che lui sa tutto di noi e dirà senz'altro quello che è meglio fare, se no, se dici di no, resti a casa e fai la suora a casa, ti lasciamo tutta la possibilità di vivere quello che vuoi. È andato. Per prenotarsi e incontrarlo è dovuto star via una settimana. Quando è tornato mi ha detto: guarda, il padre ha detto di lasciar stare, di non pensarci più. Io ho risposto: no, non è vero. Sicuro, ha detto, lasciala andare, cosa aspetti? E lui mi ha detto: ma come fai a saperlo? E ho detto: se è volontà di Dio, il Signore dirà la stessa cosa a lui e anche a me. E allora si è persuaso che sì, e anche la mamma si è pacificata. E mi hanno lasciato andare. E sono qui da più di 50 anni, come se fossi entrata oggi. Sono partita così con tutto l'entusiasmo possibile. Dopo 5 mesi, la prima prova. Volevo tornare a casa. Però non lo dicevo a nessuno, perché mi ci avrebbero mandato davvero, tanto che stavo a fare qua. Allora piangevo di nascosto. Sarei fuggita dalle mura per non chiedere di uscire dalla porta, se no non mi facevano più tornare. Ero convinta di volermene andare, ma a
Avevo paura che mi mandassero via. Una bella confusione. E mentre piangevo un giorno in coro durante le Via Crucis, ho sentito una voce dentro che mi ha detto: hai fatto tanto per venire, e adesso dove vuoi andare? Mi sembra tanto che quella voce era quella di Padre Pio, capace di seguirci anche oltre le mura. Ebbene, questo bellissimo sorriso di Suor Chiara, che ringraziamo, e ringraziamo lo stesso Carlo, che per noi ha dato spunto a queste riflessioni e a queste testimonianze. Io qui ormai, grazie a Pia, mi ha fornito di lettera che è giunta qui in redazione, la lettera di quest'oggi che vogliamo leggere insieme, di Anna da Brindisi, una lettera abbastanza corposa dove Anna ci scrive un po' tutta la sua storia con San Pio da Pietrelcina. Noi abbiamo provato a sintetizzarla, la collega Simona ci ha apprestato la voce ad Anna, ma ora volevo anche aprire con voi con questo testo, l'Agnello di San Giovanni Rotondo, un capitolo dedicato alle conversioni. Tante sono le conversioni che ha cercato l'autore di elencare, scrivendo anche un po' di storia o di altro, come ad esempio Francesco Ricciardi, colpito da un male incurabile nel 28, si avvicinava alla morte da ateo, qualunque tentativo di ricondurlo al Dio almeno in punto di morte era fallito, e alla fine, dopo molte insistenze di parenti e di amici, Ricciardi accettò di confessarsi, a condizione che il confessore fosse il frate con le stimmate. Il superiore del convento ritenne di aderire alla richiesta e fu lui stesso ad accompagnare Padre Pio a casa del medico. Padre Pio lo confessò e il medico, segnato davvero dolore e pentimento, ricevette anche gli altri sacramenti. Poi ancora Carlo Lusardi, Italia Betti, Luisa Vairo, Carlo Campanini, Costante Rosatelli, ad esempio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Costante era il più agguerrito comunista di Velletri. Il suo animo era però inquieto. Un giorno nel 48, tornando a casa, vide ad una finestra un frate che lo stava osservando. Una settimana più tardi quel frate gli apparve in sogno e gli disse: vieni da me. In quegli stessi giorni sua sorella Gina gli parlò di Padre Pio, quindi una conoscente di ritorno da San Giovanni Rotondo gli mostrò una foto del padre. Rosatelli rimane sconvolto. Quello era il frate che lo stava perseguitando. Partì per San Giovanni Rotondo e tornò completamente trasformato. Così come ad esempio la storia di Franco, che ha intrapreso questo viaggio con la famiglia verso San Giovanni Rotondo, e ascoltiamo proprio da lui come è andata. Mi chiamo Franco Marini, vivo in Urbino, sono nato nel 1942, del 24 di agosto, quindi sono abbastanza grande. Voglio raccontarvi questa mia testimonianza, che è avvenuta in un viaggio non volendo, cioè a caso. Perché questo? Perché avevo mio cognato malato di tumore allo stomaco. Però per lui è stata una grande salvezza, in quanto Gesù l'ha chiamato ed è andato veramente in pace, col suo sorriso e la sua preghiera, e questo mi ha incoraggiato molto. Nel frattempo che Guido stava male, aveva tanto desiderio di andare dal Santo Padre Pio, ed io anch'io avevo questo desiderio, però non sapevo come comportarmi, perché non avevo una forte intenzione, oppure l'intenzione di andarci. Era molto titubante, anche perché precedentemente avevo avuto un'esperienza un po' cattiva per quello che riguarda appunto i santi. Poi venne il giorno per me, deciso di andare giù, si trovò il posto per andare e partì. Io, mio cognato, mia moglie, gli altri due cugini, eravamo in cinque in macchina e siamo arrivati dal Santo Pio.
Lì tutta la mia parvenza, tutta la mia esuberanza, tutta la mia incredulità, tutta la mia credenza proprio è crollata in una maniera enorme, perché sentivo già sin dall'entrare della piccola cittadina un grande formicolio in tutto il corpo, però non davo ascolto a questo, ma spensierato andavo avanti con questa grande curiosità di vedere questa tomba del Santo Pio. E ci inoltrammo tutti insieme in chiesa. Entrando in un batter d'occhio non ho visto più nessuno intorno a me, né mia moglie, né i miei cugini, né mio cognato. Poi, dopo qualche secondo, qualche minuto, insomma, ho visto appunto il nostro cognato, cioè il mio cognato, che mi ha fatto un sorriso molto strano. Non l'avevo mai visto ridere così. E sono rimasto perplesso. Come mai che mi ride così? Ho detto proprio sinceramente. E questo formicolio dentro di me aumentava. Se non arrivato alla metà di questa chiesa, erano appesi dei quadri dal soffitto che scendevano così, scendevano in basso, insomma. E io vedevo tutti questi quadri, non riuscivo a capire il perché. Bene, in un piccolo momento, ho proprio visto uno di questi quadri girarsi e ho visto il volto del Santo Pio che mi guardava. Beh, mi ha preso un po' di, come si dice, di grande timore. Perché succede questo? Tanto no, il vento non ce n'è. Cosa? Non c'è nulla, c'è tanta gente, è vero, tanto rumore, tanto chiasso, insomma un via e vai grandissimo, però questo non incideva assolutamente su questo quadro, no? Girarsi, boh, non lo so. Comunque, visto questa cosa, ho guardato intorno a me, però non c'era nessuno, né mio cognato, niente, ero rimasto proprio veramente solo. Va bene, continuiamo questo nostro cammino, arriviamo alla piccola entrata per entrare nella tomba del Santo Pio. Vi è posto due statue, una più grande e una a metà busto. Tutti quanti toccavano queste statue e lo feci anch'io. Man mano che si passava si diceva il rosario, ma non sapevo rispondere perché non è che lo conoscevo bene questo rosario, l'avevo mai fatto prima, quindi c'è pochissime cose. Ecco, lì questo aumento di questo formicolio che avevo all'interno si è tramutato veramente molto forte e ho cominciato ad essere veramente pensieroso. Ma cosa mi succede? Perché tutta questa roba qui? Non ho mai sentito una cosa così. Veramente non... Va bene, però tutta la gente che si spingeva, a un certo momento avevo poco da riflettere, quindi dovevo per forza camminare. Anche perché una signora che era in mezzo lì alla preghiera, in parte, ci diceva appunto di sbrigarci, perché appunto c'era parecchia gente e quindi tutti quanti dovevano fare quel percorso. Bene, siamo andati davanti. Dopo, passato questo arco, siamo arrivati, diciamo così, nel piccolo androne dove iniziano le scale per scendere a questa tomba. E ancora, ripeto, ero sempre solo, non sapevo come comportarmi, però ho continuato a seguire questo mio cammino e sono arrivato appunto a questa scalinata. Ho fatto i primi 5-6, credo sia... 5 scalini, 6 scalini, adesso non mi ricordo bene. In mezzo a questa piccola scala, che non è grande, una volta mi sono praticamente bloccato. E qui, questo formicolio che avevo, è aumentato un gran bel po'. È aumentato tanto da sospendermi anche il respiro.
bloccato in questo scalino e con tanta gente che scendeva non sentivo alcuno che mi toccasse. Niente, sono rimasto così impalato. Poi tutto in un solo momento ho sentito un profumo fortissimo che mi ha totalmente steso, come si dice, per far capire insomma qual era la potenza di questa, di questo avvenimento per me. E poco dopo questo mio intontimento, come posso dire, non lo so, questo mio fermo, e piano piano mi ha svegliato con due bei schiaffoni. Sì, il Santo Pio mi ha detto che era il momento che di intraprendere la strada della vera fede, in poche parole, dandomi questi due schiaffoni. Lo dico oggi perché in quel momento non capivo nulla di quello che mi dicevano. E questo è avvenuto nell'arco di 10 minuti, non di più, 10 minuti. Finito questo momento di tensione, di questo stupore, di questo grande torpore che avevo preso, che avevo, ho iniziato a muovermi e avevo delle lacrime. Ho continuato questa scala scendendo, ho trovato questa bellissima tomba del Santo Pio e ricominciò ancora una volta il pianto e questo grande formicolio. Le mie mani erano diventate di ghiaccio, i miei piedi lo stesso e così tutto il mio corpo. Sono arrivato all'altezza dopo aver gettato alcuni spiccioli che non ne avevo di più alla tomba, sono passato oltre, sono arrivato al crocifisso e lì mi sono ribloccato ancora una volta e per la prima volta mi sono messo in ginocchio davanti al crocifisso. Non vi dico qual è la mia emozione, non vi dico qual è il mio sentimento perché sarebbe troppo grande e è praticamente anche difficile da spiegare, veramente, perché in quei momenti non sei più tu. Scusate. Finito questa mia cammino, diciamo, questo mio percorso, dopo essermi alzato dal ginocchio che ero, ho continuato questa strada, sono arrivato un po' fuori e lì ho rivisto mia moglie finalmente. Mia moglie e mio cognato che erano lì che mi aspettavano, ma mio cognato però era diventato molto triste, ma molto, veramente, tutto bianco in viso, proprio in una maniera, posso dirti, un cielo veramente grigio. Mia moglie, ho detto a mia moglie, come mai che Guido è diventato così? No, so che sta male, poverino, però non sapevo nemmeno cosa dire, insomma, vedendo questo aspetto così, così brutto, insomma. E mia moglie ha detto, si è sentito un po' male, adesso ha ripreso, e quindi, oh, finalmente andiamo via, no, riprendiamo la macchina per ritornare su perché è molto tardi. E non ho detto niente di tutto quello che mi era successo. Torniamo a casa, ci mettiamo tutte le nostre cose, Guido ci saluta con molta affettuosità, ma sempre in questo coso, in questo colore così brutto, insomma. Va bene, torniamo a casa in Urbino, io e mia moglie, e andiamo a letto, tutte le robe queste, poi... Bene, vi voglio raccontare questo ancora. 2 giorni dopo, che ero lì a casa, seduto nel mio divano, come di solito faccio quando arrivo a casa dopo il lavoro, e ho risentito lo stesso profumo, lo stesso preciso profumo così forte e di questo San Pio. Allora ho chiamato mia moglie e ho detto, ma cosa fai, mi metti i profumi anche nei divani adesso? No, una cosa fuori del comune. Io ho detto, no, mi ha detto, ma tu sarai scemo,
Non me l'ho mai messo, cosa mi dici? Mi ha detto. Allora mi sono messo un po' nella vera serietà, ho detto Giuliana, guarda che mi capita così così, mi è capitato così così, io ho raccontato quella la storia di San Pio. E da quella volta ho camminato sempre in questa via, ma c'è un'altra cosa ancora più forte, che prima di entrare in chiesa, in una chiesa, in una casa di Dio, avevo molto timore e non riuscivo a entrare, perché c'era qualche cosa che veramente mi sconvolgeva. Ogni volta che entravo vicino alla porta ero bloccato e mi faceva girare. E questo per ben 2-3 mesi abbondanti. Poi gli ho detto, ma è impossibile, non è, no? Mi sono detto, Franco, tanto abbi pazienza, se devi andare perché lo senti, entra, non capisci, cosa aspetti? Gli amici che mi guardavano, tutti gli amici che ti puntano gli occhi su di te per vedere che cosa fai, non è bello, ti intimorisce molto, voglio dire. Però alla fine di questa storia, sinceramente, sono entrato dentro, ho trovato che c'era padre Ubaldo Sorbi, insieme alla, come si chiama, che non mi ricordo mai il suo nome. Comunque ho raccontato questa storia qui e ho detto appunto che volevo essere seguito in questo cammino. Questa è la storia mia della conversione. Da quel momento vi dico che sinceramente la mia vita è cambiata dal sotto al sopra in un attimo di tempo, veramente. Oggi che seguo questo cammino sempre più con ardore, con sentimento, perché ora capisco cosa significa essere di Dio, essere religiosi, essere cristiani, essere nati veramente, è una cosa stupenda. Vorrei aggiungere tante altre cose, però magari un'altra volta. Vi ringrazio, vi saluto e pace bene a tutti, col cuore di Gesù. Ebbene, bella testimonianza anche di Franco, che ci ha raccontato un po' come Padre Pio un po' gli ha sconvolto la vita in questo viaggio verso San Giovanni Rotondo, da curioso, da così titubante, ecco, questo suo tentennare nell'entrare nella cripta, quindi faceva riferimento ad una scala, quindi sicuramente era la cripta di Santa Maria delle Grazie, per appunto andare a consegnare, a porre una preghiera dinanzi alla tomba di San Pio da Pietrelcina. Ebbene, noi, come ben sapete, questa nostra finestra dedicata alle vostre testimonianze è caratterizzata anche da molte lettere che qui giungono numerose, ad esempio come quella di Anna, che da Brindisi vi anticipavo, ci ha scritto una lunga storia, ecco, la sua lunga storia legata alla sua vita con Padre Pio. Io ti ringrazio, Anna, soprattutto per l'amore, la costanza anche con cui hai scritto questa tua lettera, in cui ci racconti questo tuo amore, questa tua grande devozione per Padre Pio. E io vi ricordo, cari amici, eccolo qui, grazie Mario Modola in regia, allo 0882 41 83 80 potete raccontarci la vostra storia, la nostra Grazia Pia, che ci dà una grossa mano nel mettere su questa rubrica dedicata alle vostre testimonianze. Allora vogliamo ascoltare proprio la testimonianza di Anna. La collega Simona Marmorino ha prestato la voce ad Anna Lopez da Brindisi. Caro Francesco, mi chiamo Anna, ho 69 anni e vivo a Brindisi. Sono sposata e mamma di 3 ragazzi adulti e nonna di 7 nipotini. Caro Francesco, nella tua rubrica Padre Pio nella mia vita ci inviti a raccontare le nostre storie. Non è semplice parlare di Padre Pio. Infatti, come hai notato, ho scritto una lunghissima lettera. Capisco che è impossibile leggerla tutta, ma spero che quello che leggerete possa rendere testimonianza a quello che Padre Pio ha fatto per me. Affido a voi la mia lettera e confermo che tutto ciò che leggerete corrisponde a verità.
Premetto che non ero una cattolica osservante, anche in famiglia non c'era osservanza né della parola e né dei sacramenti. La storia inizia 20 anni fa. Mio figlio aveva 16 anni e per gioco incominciò a fare uso di sostanze proibite. Io mi sono accorta che c'era qualcosa che non andava, ne parlai in famiglia, ma nessuno mi diede ascolto. Così per necessità entrai in chiesa, parlai con un sacerdote e lì trovai attenzione. Mi fece conoscere delle persone competenti e con il loro supporto incominciai a prendere coscienza del problema di mio figlio. Presi delle iniziative che non piacquero a mio marito, mi contrastò in ogni modo. Egli non è cattivo, ma non capiva che il mio chiedere aiuto non era per me, ma per mio figlio. Continuai a frequentare la chiesa, ad approfondire la mia fede. Avevo l'esigenza di essere ascoltata. Feci dei pellegrinaggi insieme a mio marito, andai a Lourdes e a Cascia, e durante questi pellegrinaggi tanto ha operato in me lo Spirito Santo. Insieme alla parrocchia, finalmente, arrivai da Padre Pio. Ho sentito parlare di Padre Pio, ma non ero mai stata da lui. Andai a pregare sulla sua tomba, affidandogli mio figlio, la mia famiglia e soprattutto la mia vita. Mi confessai. Quella confessione fu profetica. C'era un frate che confessava, era in penombra. Gli raccontai dei miei affanni e di mio figlio e durante la confessione piansi tanto. Chiesi a quel frate di aiutarmi. Io non cercavo beni materiali, cercavo solo protezione dalla Madonna e da Padre Pio. Il viso di quel frate era in penombra, non riuscivo a vedere bene il suo volto. Il frate, con una voce dolcissima, mi disse di continuare nella preghiera e a reggere con il cuore di mamma. Da quel momento non mi sono più sentita sola, non ho più avuto l'esigenza di cercare aiuto. Ho avvertito spesso la presenza di Padre Pio con profumi e sogni. Ho iniziato un percorso più profondo di preghiera che è diventata un'esigenza. Grazie a Dio mio figlio ha superato il problema, ora è sposato, ma guardando indietro e ricordando quei momenti, mi rendo conto che da sola non sarei riuscita ad affrontare tutta la situazione, non sarei riuscita ad affrontare la diffidenza di mio marito, la riluttanza della mia famiglia. I consigli di quel frate, pregare e seguire il mio cuore di mamma, mi hanno aiutato. Tutto ciò che avevo chiesto mi è stato accordato, la protezione della Madonna e di Padre Pio, e la mia sequela verso Cristo ha mutato certi atteggiamenti in famiglia. Ci sono stati tanti momenti difficili in cui Padre Pio mi ha sostenuto. Avvertivo il suo profumo intenso e più lo invocavo e più avvertivo la sua presenza. Infatti quest'anno insieme alla mia famiglia abbiamo affrontato un altro dramma. Vorrei precisare che tutto ciò che vi racconterò Padre Pio me lo rilevò attraverso un sogno. Mia figlia fece delle analisi cliniche, gli diagnosticarono un tumore maligno. Quando mia figlia venne a casa per informarmi, mi spaventai. Chiesi al Signore che questo calice amaro non doveva berlo mia figlia, non era giusto darlo a lei perché era giovane e aveva dei figli piccoli. Io invece non avevo nulla da perdere. Mi pentii subito. Noi non conosciamo i progetti di Dio, allora chiesi aiuto a Padre Pio, che intercedesse per mia figlia, che mi aiutasse in questo cammino, ad avere la forza di capire e di accettare la volontà di Dio. Operarono mia figlia e la biopsia confermò un tumore maligno. Le mie preghiere erano continue. Intanto misero in lista mia figlia per la chemio, ma la lista era lunga e così mio genero decise di portarla a Milano. La notte che mia figlia partì per Milano, non so se fu un sogno o una visione, vidi Padre Pio. Disse che stava lavorando molto per me e mi mostrò la figura di una donna che dormiva. Mi destai stranamente, ma non ero turbata, avvertì tanta serenità. Finalmente, dopo qualche giorno, arrivò la risposta da Milano. I medici che la visitarono dissero che mia figlia era guarita. Nessuna traccia di tumore, non era necessario fare la chemio, doveva fare per precauzione soltanto alcune sedute di radioterapia. I medici di Milano non si spiegavano cosa fosse successo. I medici di Brindisi riscontrarono un tumore maligno e la biopsia confermava la diagnosi. Invece, nella nuova diagnosi, le analisi confermavano che non c'era più nulla. La mia Laura era guarita e potete immaginare la gioia di tutta la famiglia. I miei figli ora stanno bene,
Non hanno mai saputo che grazie a loro mi sono avvicinata alla fede, che grazie a loro la mia vita ha avuto un percorso d'amore. Ho imparato che all'amore non servono belle parole, l'amore chiede esempio. Ho imparato che la carità non è solo dare, la carità è sapere ricevere e non sempre quello che riceviamo ci porta gioia. Tutto questo l'ho capito da quando ho iniziato a portare la mia croce. Ho capito che Cristo, da quella croce, ci ha insegnato ad amare. Grazie, Anna. Ed eccola qui la lettera di Anna da Brindisi che abbiamo al telefono. Pronto? Pronto? Eccoci, Anna. Anna, una cortesia, se puoi abbassare o spegnere il televisore e seguirci. Eccoci qua. E seguirci direttamente dal telefono, così riusciamo a interloquire meglio. Abbiamo il ritorno della tua televisione. Padre Pio, nella mia vita i vostri racconti, le vostre testimonianze. Eccoci qua, Anna. Sì. Ebbene, una tua lunga lettera, innanzitutto ti ringrazio anche Grazia, ti ringrazia la redazione. Grazie a voi che mi avete dato la possibilità di questo frammento. Frammento? È un frammento assolutamente di tutto ciò per dire che non si può descrivere. Ecco, abbiamo giusto un minuto ancora. Volevo chiederti, ecco, chi è per te Padre Pio? Come ho accennato, e come non è una frase retorica, riguardo che non è per dire che per abitudine non ci si capisce in principio. Gradualmente poi la cosa la comprende. Grazie a Dio. Di tanto in tanto ci pensavo, però continuavo quasi a fare la mia vita. Non che era una vita per dire chissà come, chiamiamola come diciamo noi nella normalità, ma non è normale, non è normale. Mi è stato tutto, lo tengo vicino e cosa le devo dire? Non ho potuto scrivere, perché giusto, avete ragione, avete sintetizzato. Abbiamo sintetizzato, sì. Ma sì. Se io avrei dovuto scrivere tutto ciò che minuto per minuto, gradualmente, le posso dire, cosa le posso dire? Non so, è tutto. E spero che è la cosa più forte che io sento di dolore interno, giusto come diceva lui, avrei... Quanto vorrei una voce così forte per gridarlo al mondo intero. Proprio in questa giornata, ecco, una giornata possiamo dire mariana, amate la Madonna, fatela amare, ecco, recitate il rosario, come ripeteva spesso il nostro caro amato San Pio da Pietrelcina. Noi ti ringraziamo, Anna, per la tua bella, preziosa lettera. Assolutamente, ringrazio voi e grazie per tutto quello che fate, che veramente con le vostre... e trasmissioni particolari date veramente tanto aiuto e tanta serenità a tante famiglie. Io auguro questo a tutti, ciò che mi dà a me tramite Padre Pio il Signore, che posso, io lo auguro a tutti. Grazie di tutto. Grazie Anna.